Bene, possiamo iniziare queste audizioni di oggi per l'affare assegnato numero 478, artigianato di alta gamma. E come primo audito vedo già collegato Massimo Isola, presidente e sindaco di Faenza per l'Associazione Italiana Città della Ceramica. Io do subito la parola e quindi prego. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. È un piacere poter portare il nostro contributo, sindaco di Faenza, ma soprattutto presidente di una realtà diffusa, 57 città lungo tutto il paese, presenti in tutte le regioni dell'Italia, che hanno nella ceramica il loro elemento identitario. 57 città nelle quali la ceramica è produzione, spesso artigianale, alle volte industriale. La ceramica è nel progetto formativo educativo della città, nei musei, nelle istituzioni culturali, nel turismo a 360 gradi. Città quindi che hanno proprio nella definizione di se stessi la questione della ceramica e inevitabilmente dialogano con l'associazionismo di categoria. Nelle nostre città l'asse portante del progetto identitario è l'artigianato artistico, quindi non le questioni evidentemente artistico o evidentemente industriali. Siamo città spesso piccole, medio piccole, e abbiamo la visione, per evidenti motivi culturali, di a che punto è la ceramica italiana. La ceramica italiana oggi non è un problema per il paese, è un'opportunità che potrebbe generare ancora più tensioni costruttive e nella costruzione del prodotto interno lordo del paese e nella costruzione del benessere interno lordo del paese, essendo specificatamente, no, processi produttivi che hanno a che fare con la costruzione dei progetti di comunità. In una fase positiva di mercato, negli ultimi 20 anni è cambiata radicalmente la produzione nelle nostre città, è aumentata la qualità della produzione e è diminuita la quantità della produzione. È aumentata la richiesta di innovazione, di tecnologia, è aumentata la necessità, la richiesta di sapere stare saldamente ancorati con le radici, ma anche con una visione sul mondo. È aumentata la richiesta di fare tradizione e di fare innovazione. Noi oggi abbiamo un prodotto in fase di trasformazione. Se noi oggi facessimo ciò che facevamo nel passato, alimenteremmo i musei. Nelle nostre città, invece, no, non si gestisce la cenere della memoria, ma si cerca di alimentare il fuoco della contemporaneità, che vuol dire prima di tutto rispetto per le radici. Per fare questo però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di confronto, abbiamo bisogno di strumenti pubblici che aiutino l'artigianato artistico di questo paese, in ceramica in particolare, a fare un ulteriore passo in avanti. Abbiamo alcune proposte concrete, estremamente concrete. La nostra associazione ha svolto e svolge una funzione di coordinamento. Noi siamo nati all'interno di un confronto con il Parlamento quando istituì la legge 188 del 90, con la quale istituì il Consiglio Nazionale Ceramico, presieduto dal direttore generale dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico e del quale fanno parte rappresentanti dell'ANCI, che siamo noi della ICC, delle regioni, delle associazioni di categorie e dei vari ministeri, quindi istruzione, turismo, cultura, oltre che attività produttive. Dentro quel Consiglio Nazionale Ceramico, la ICC ha svolto delle funzioni, ha gestito delle risorse, ha cercato di promuovere l'artigianato artistico in ceramica italiano. Abbiamo avuto ovviamente alti e bassi, ma in un continuo di attenzione, con risultati anche estremamente positivi. Io vi lancio quattro sfide molto chiare. Uno, Consiglio Nazionale Ceramico si è convocato alternando presenze e non presenze nel corso degli anni, è stato latente per tanti anni, ogni tanto è stato riconvocato.
Noi chiediamo che il Consiglio Nazionale Ceramico venga rimesso in moto, noi stiamo dialogando con il vostro ministero proprio per riconvocarlo nei prossimi mesi, è importante farlo, quello è il luogo nel quale tutti i soggetti che si occupano di ceramica possono creare percorsi virtuosi, concreti, analizzare punto per punto. Quindi, uno, chiediamo questo tema, due, chiediamo di, l'abbiamo detto più volte, di ricostruire l'intergruppo parlamentare. Nella precedente legislatura avevamo sia Camera che Senato un gruppo di parlamentari trasversali, perché noi siamo completamente trasversali, che ci ha aiutato a affrontare sfide importanti, penso quelle del Covid e non solo. E chiediamo anche di trovare una continuità nel finanziare questa Associazione Italiana Città delle Ceramiche, che nel corso degli anni è stata più volte finanziata attraverso il Consiglio Nazionale Ceramico. Oggi i progetti principali sono finiti e sarebbe importante rifinanziarlo. Il secondo grande tema è il tema della formazione. Non tutti, credo, di voi sappiano come funziona la formazione in questo mondo. Ci sono due grandi percorsi. Uno, ci si forma in bottega. Noi non abbiamo atelier, noi abbiamo botteghe, non perché siamo nostalgici del Rinascimento, ma perché quella è l'idea di spazio nel quale si lavora della ceramica. E la prima grande forma di formazione è nelle botteghe, appunto come nel Rinascimento, generazione dopo generazione si concede, no? L'onore e l'onere di poter essere colui che accoglie la sapienza delle generazioni precedenti. Questo modello ha retto per secoli, è andato in crisi una ventina d'anni fa e oggi non c'è quasi nessuna bottega italiana dove chi lavora non è scolarizzato e è lì perché ha appreso dopo la terza media il mestiere dal maestro. È stata una bella storia, purtroppo molto in crisi. Secondo grande tema, la scolarizzazione. Dal 1918-19, dopo la Grande Guerra, in Italia nascono gli istituti d'arte per le diverse tipologie, ceramiche, mosaico, vetro, legno, eccetera. E per tanti anni svolgono una funzione. Subito sono triennali, poi diventano di 5 anni, alla fine degli anni 80 diventano di fatto di 7, 5 anni più 2, corsi di perfezionamento. Qui si forma la manodopera qualificata del boom economico, in tutti i settori. Questo modello va fortemente in crisi negli anni 90. E all'inizio del 2000 viene chiuso sia il corso di perfezionamento biennale, sia l'istituto d'arte che diventa liceo artistico. Questo liceo artistico in questi 20 anni sarebbe banale dire tutto male, alcune cose bene, alcune cose male. Sicuramente è aumentata la cultura generale bene, è diminuita la curvatura nei curriculum, si fa meno lavoro concreto e pratico. Noi nelle nostre città soffriamo. Questo, e quindi la prima proposta sulla formazione è Consiglio Nazionale Ceramico e non solo per la ceramica. Mettiamoci a parlare per capire dopo 20 anni se vogliamo aiutare il Made in Italy, al di là del liceo del Made in Italy, dove, insomma, che è più teorico, ma sul tema del fare, licei artistici, come li cambiamo? Punto 2, post diploma. Spesso oggi nelle nostre botteghe chi assume il lavoro ha 25-30 anni, non 14. Cosa facciamo sul post diploma? Siamo in grado di costruire un progetto educativo post diploma pubblico nazionale? Oggi cosa succede? A Faenza abbiamo fatto un ITS e un FTS per la ceramica e formiamo gli artigiani di fatto italiani, soprattutto già con un'alta scolarizzazione. Qualcosa è nato nel nord-est, qualcosa nel sud, poi è morto. Io credo che del Ministero dell'Istruzione, del vostro, dovrebbe sentire la necessità di provare, facciamo un percorso post-diploma dove si formano gli artigiani del XXI secolo. Terzo tema, veloce, Made in Italy, indicazione geografica. Sapete che dal 1 gennaio, finalmente, del 25, sarà possibile avere l'indicazione geografica per i prodotti anche non evidentemente food, una battaglia che tutti insieme abbiamo fatto nell'ultimo decennio, è una grande sfida. Noi chiediamo un confronto molto forte, chiediamo il vostro aiuto. Dal 1 gennaio ci si potrà candidare ovviamente su un contesto europeo per fare in modo che nelle nostre città la produzione ceramica di luoghi nei quali c'è una tradizione possa accedere all'indicazione geografica. Bene,
Non sarà la risoluzione di tutti i problemi. Oggi non basta avere un'indicazione nella ceramica, ma bisogna fare la ceramica giusta rispetto alle richieste del mercato e di altissima qualità. Ma sicuramente questo passaggio del 1º gennaio sarà importante. Abbiamo bisogno di voi, del vostro confronto, per fare in modo che i nostri territori, no, ottengano questa indicazione. Quarto e ultimo punto, il tema dell'internazionalità. Noi nel corso degli anni, anche attraverso le risorse del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Presidenze del Consiglio, abbiamo lavorato insieme a Confindustria, Cinear, Confartigianato per promuovere a livello internazionale la nostra ceramica, produrre materiali digitali ed editoriali cartacei e hanno aiutato molto. Abbiamo bisogno di aiuti per portare la ceramica italiana in quei luoghi del mondo nei quali si fa il dibattito pubblico, da Maison Objet a Dubai, al Giappone e agli stessi eventi di Milano, per intenderci. Dobbiamo insieme e possiamo, la Francia è molto avanti in questa direzione e organizza ripetutamente mostre dell'artigianato artistico francese nei saloni e nelle grandi fiere internazionali dove si fa dibattito pubblico e dove si incide sulla costruzione dell'opinione pubblica. In questo senso io credo che attraverso anche la mediazione dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche questo si possa potenziare. Ecco, basta, e potrei parlare a lungo ma non avrebbe senso, ma la chiave di volta credo sia quello: diamo le funzioni al Consiglio Nazionale Ceramico, riapriamolo, facciamolo lavorare e sono convinto che il sistema paese, ma anche tutti noi, possiamo ottenere dal mondo della ceramica grandi e grandissime soddisfazioni. In questi giorni vi invito ad andare a visitare Homo Faber, dell'organizzata Fondazione Cologni e Michelangelo, col quale a Venezia collaboriamo per un mese. Voi usate la parola alta gamma, che è un po' difficile da definire, ecco. Quello che vedrete lì è veramente alta gamma, è il top dell'artigianato artistico in ceramica in Italia. Ecco, è frutto di un grande lavoro, non frutto del caso. Quella mostra oggi è frutto di un lavoro che a livello nazionale tutti insieme stiamo facendo negli anni. Grazie, sono a disposizione. Bene, grazie Presidente e Sindaco. Chiediamo se c'è qualche collega. Beh, vedo la senatrice Bizzotto, prego, a te. Grazie, saluto il Presidente e il Sindaco di Faenza che ho incontrato la settimana scorsa proprio alla Festa della Ceramica di Nove, dove l'associazione si è incontrata per la loro assemblea nazionale. Oggi il Presidente ha confermato alcuni temi importanti. Sappiamo che la ceramica non è più un problema, ma è un'opportunità per tutto il settore economico del nostro paese. Sappiamo che sa coniugare tradizione e innovazione. Io ovviamente ho preso appunti di tutte le cose che ha detto, ho capito l'importanza di questo Consiglio Nazionale Ceramico e credo che possa e debba essere riconsiderato, rivalutato e riattivato proprio perché possono arrivare alcuni spunti fondamentali. Credo che ricostituire l'intergruppo che c'era per la tutela della ceramica, per difendere il settore ceramica, mi trovo d'accordo e credo che troverà d'accordo altri colleghi, quindi vedremo, ecco, prendendo spunto proprio dal suo intervento, di fare qualcosa. Ha detto tante cose sulla formazione, su come bisogna intervenire sui licei artistici, dell'opportunità dell'indicazione geografica, tutte cose interessanti. Ecco, io non voglio fare domanda perché è stato preciso, ma chiedo semplicemente di inviare una nota perché alcuni colleghi che non possono essere presenti oggi gradirebbero comunque avere una nota scritta da parte dell'associazione per poi valutare nell'insieme cosa poter fare per darvi una mano, perché aiutare il settore della ceramica significa
aiutare un settore importante del nostro paese. E io ringrazio sempre i sindaci che devono occuparsi di tutto, ma che trovano anche il tempo di dedicarsi a cercare di ampliare il settore delle tradizioni dei nostri comuni. Quindi lo invito semplicemente a inviarci una nota perché credo sia utile a tutti i presenti, ma soprattutto ai colleghi che non sono oggi qui, affrontare il tema che lei ha sollevato prima. Grazie. Grazie alla senatrice Bizzotti. Non vedo altre domande. Io vorrei precisare che l'intergruppo è stato istituito dalla collega Sabrina Licheri, quindi è in fase, insomma, è iniziato da poco, però piano piano, quindi anche con il vostro contributo, sicuramente potrà quindi allargare gli orizzonti. E poi io volevo chiedere, visto che si è parlato del Consiglio Nazionale della Ceramica aperto anche alle altre produzioni, cioè più precisamente come lo vorrebbe definire meglio questo Consiglio nazionale, su quali produzioni dovrebbe puntare, sull'artigianato tout court, quindi in questo senso, è questo che ho inteso? Sì, il Consiglio Nazionale Ceramico ha la forza di tenere insieme diversi ministeri e di vivere la ceramica a 360 gradi, cioè fanno parte di quel tavolo l'istruzione, la cultura, il turismo e ovviamente attività produttive che lo guidano. La ceramica è tutte queste cose e se vogliamo aiutare gli artigiani dobbiamo investire sulla scuola, se vogliamo aiutare le città delle ceramiche dobbiamo investire sul turismo, cioè sono veramente connesse queste esperienze. Poi la ceramica ovviamente è porosa e si sa nutrire anche di altri linguaggi, altri materiali, il design, le arti contemporanee. No, ecco, il Consiglio Nazionale Ceramico in ottemperanza alla legge 188 deve occuparsi solo di ceramica perché sennò diventerebbe dispersivo, forse mi ero spiegato male, però può permetterci di tenere insieme tutti i punti di vista che sono interconnessi, cioè se non riusciamo a usare la tecnologia nelle nostre botteghe, noi come sviluppo economico o Made in Italy Ministero possiamo fare poco se non scolarizziamo chi lavorerà nell'iter della sua vita formativa ed educativa a lavorare sulla tecnologia. Dopo è tardi, ecco, per questo intendevo lì, abbiamo la fortuna di avere un contesto così forte e così efficace e direi usiamolo. Certo, grazie. Poi riguardo l'indicazione geografica, quindi lei ritiene che dare un'identità significa anche una garanzia di qualità, di una certa manifattura artistica che è potenziata dalla cultura locale, quindi è bene diversificare la produzione della ceramica. Io poi mi chiudo, mi fermo qui nelle domande perché è molto interessante, è un settore giustamente poroso e nel contempo anche permeabile, quindi è molto interessante ascoltarla. Quindi magari se mi chiarisce un po' meglio questo concetto, anche perché noi siamo in Commissione Agricoltura e si parla appunto delle indicazioni geografiche che danno valore ai prodotti agricoli, quindi adesso trasposto nella ceramica è interessante doppiamente. Grazie. Presidente, potremmo fare un convegno sulla sua domanda, una domanda veramente chiave sulla quale noi ci interroghiamo da qualche secolo, non abbiamo ancora trovato la risposta chiara, però ci provo. No, di sicuro, allora, il 90% della produzione artigianale in ceramica in Italia si fa in queste 60 città, l'altro 10% nel resto delle città italiane, cioè ci sono questi microcosmi, ecosistemi, 60 città, quasi tutti gli artigiani lavorano in quelle città. Punto 1. Punto 2. In queste città, nel corso dei secoli, sono nate delle decorazioni, cioè la ceramica prima di tutto si fa col tornio, no? O a mano, si costruisce il manufatto, poi si cuoce e questo più o meno è uguale dappertutto, poi si decora e le decorazioni fanno la differenza, c'è la cara amica senatrice Bizzotto di Nove, Bassano del Grappa, dove storicamente le decori in un modo, a Faenza in un altro, a Derutti in un altro, a Caltagirone in un altro. Nel corso dei secoli, alcune delle trame decorative che sono state fatte sono diventate identitarie, cioè sono quelle trame sulle quali
Se io cittadino vedo quella trama, dico questa è di De Ruta, cioè rappresentano lo spirito, la cultura immateriale, un oggetto materiale di quel territorio e non di altri. Questo è evidente. Ciò non significa che se noi oggi, tutti i giorni, nelle nostre botteghe si riproduce no, quel decoro del 400, del 500. Poi le botteghe possono pagare lo stipendio dei loro dipendenti. Cioè, c'è una fetta di mercato sul tema del tradizionale, una fetta grandissima sul cosiddetto contemporaneo. Però sì, esistono dei territori nei quali la decorazione, delle volte anche la forma, ma soprattutto la decorazione, è rappresentativa da un punto di vista della geografia umana, cioè di quell'insieme di storie materiali e immateriali che hanno permesso la costruzione di un'identità, che ovviamente non è che è sempre quella nel corso dei secoli, è cambiata, si è contaminata con altri linguaggi, ma sì, e la mia risposta è esiste. E noi abbiamo fatto una grande battaglia sul Parlamento europeo, soprattutto insieme a CNA Confartigianato, e finalmente abbiamo ricevuto la possibilità di candidarci per ottenere queste indicazioni. Faenza, De Ruta, Nove, Bassano, nelle quali poi possono partecipare i consorzi, insomma, c'è tutta una regolamentazione piuttosto complessa, ma si prende atto che quell'artigianato contribuisce a definire un perimetro geografico trasformandolo in un territorio, in una comunità con una storia, con dei valori. Benissimo, chiaro, il tempo a disposizione si è esaurito, quindi non ci resta che salutarla e augurandoci buone nuove. Alla Grazie prossima. Anche mille, aspettiamo il Consiglio Nazionale Cerami, che è stato un piacere. per noi. Grazie. Ecco, vedo collegato il presidente Carlo Capasa, non so se ho pronunciato bene, della Camera Nazionale della Moda Italiana. Io sono la vicepresidente Gisella Naturale e quindi lascio subito a lei la parola. Grazie. Grazie a lei, Carlo Capasa. Bene, inizio subito. Come voi sapete, il settore dell'artigianato specializzato nella moda di alta gamma è attualmente in uno stato di forte rallentamento. Tale dato è confermato dai recenti studi che evidenziano come i volumi delle aziende manifatturiere nei primi 6 mesi del 2024 hanno registrato una notevole diminuzione del fatturato complessivo. Le cause, insomma, le conosciamo tutti, sicuramente l'inflazione a livello globale, il fenomeno, le guerre e le tensioni internazionali, ma anche l'aumento di conseguenza esponenziale delle materie prime, dei costi energetici e poi sicuramente il problema della contrazione dei consumi di beni di lusso del mercato cinese, che, come sapete, a lungo ha rappresentato uno dei principali target delle più importanti realtà di alta gamma italiane, soprattutto per l'alta moda, e in questo momento c'è un forte rallentamento anche dovuto a delle politiche autarchiche interne molto rilevanti. Speriamo che poi dopo le elezioni americane anche questa situazione si tranquillizzi. In questo momento, quindi, di difficoltà, sia economiche che occupazionali, ovviamente, dobbiamo fare in modo che non si disperda il know-how di queste imprese artigiane o piccole imprese. Abbiamo infatti chiesto al ministro Urso di rafforzare la cassa integrazione ordinaria, attenzione, ordinaria, non straordinaria, perché non vogliamo perdere risorse umane, in quanto noi sappiamo che nei prossimi 5 anni è previsto che la moda di alta gamma cresca in maniera molto rilevante. Quindi dobbiamo essere resilienti in questo attraversamento di crisi. Oltre agli ammortizzatori sociali, un altro problema sono i prestiti garantiti dallo Stato per mezzo del fondo SACE e dal fondo del Medio Credito Centrale, che sono state erogate per il Covid. Ora,
Questi eventi drammatici rendono difficile la restituzione nei tempi previsti, quindi abbiamo chiesto un allungamento di questi termini per consentire appunto a queste imprese di superare questa fattispecie complessa. Poi però dobbiamo anche ragionare su delle idee e iniziative strutturali che possano per il comparto, perché il comparto sta evolvendo, la moda evolve, ma tutta la realtà industriale europea sta evolvendo. Quindi dobbiamo pensare a come legare questo comparto anche alla tecnologia, all'esigenza di tracciabilità, di sostenibilità, oltre che chiaramente a tutti i problemi relativi alla formazione. A tal proposito, abbiamo proposto di partire dallo sviluppo dei distretti territoriali di competenza, nei quali vengono realizzati prodotti di eccellenza, riconosciuti in tutto il mondo. Sono veramente delle aree geografiche tradizionalmente legate a un tipo di produzione o lavorazione, no? Per esempio, vi faccio un esempio, il distretto tessile di Como, con particolare riferimento alla seta, ma così è per molti distretti dove si realizzano dei prodotti unici. Ecco, lì bisogna migliorare l'interrelazione tra le imprese, i lavoratori, le istituzioni e le associazioni. Ovviamente questi distretti nascevano inizialmente legati alle comunità locali, a lavori artigianali altamente specializzati che si trasmettevano di padre in figlio. Oggi però ruotano intorno ai grandi brand del Made in Italy e quindi devono ovviamente interfacciarsi anche ai grandi brand del Made in Italy e rispondere a quelle esigenze di tracciabilità che questi brand hanno. Noi crediamo che dobbiamo introdurre misure di agevolazione sia fiscale che non fiscale, volte a promuovere un adeguato processo di digitalizzazione dei distretti, veramente distretto per distretto, ai fini di creare modelli di artigianato avanzato in grado di consentire una progressiva commistione tra innovazione tecnologica e processi tradizionali in evoluzione. In questa maniera noi possiamo creare più coesione nelle realtà territoriali, appunto presenti nei vari distretti di competenza. Altro importante aspetto, noi abbiamo proprio pensato, scusatemi, torno indietro, noi abbiamo proprio pensato di creare degli strumenti digitali condivisi da tutti, in modo che la piccola impresa possa usare, diciamo, quelle tecnologie che non si potrebbe permettere per i costi in maniera diversa. Un altro importante aspetto riguarda la creazione di memoria, no, di questi processi produttivi, cioè parliamo di archivi del sapere, dobbiamo creare anche lì, distretto per distretto, degli archivi di sapere artigiano. Questo può essere un riferimento importante sia per la formazione dei giovani, delle nuove generazioni, che per l'aggiornamento dei lavoratori presenti in azienda e poi per valorizzare tante cose che noi facciamo, ma che spesso non raccontiamo o non ricordiamo. Quindi assolutamente bisogna creare questi archivi del sapere. Proponiamo quindi di valutare anche magari di iniziare con un modello di distretto per aiutare poi tutte queste imprese a partecipare a quel concetto di tracciabilità della value chain delle imprese, in modo che si possa sempre meglio monitorare la propria catena produttiva, anche quella esternalizzata, potendo prevenire e comunque denunciare la commissione di reati relativi a condizioni o stati di lavoro non idonei presso i controterzisti. Voi sapete di questi giorni l'indagine delle forze dell'ordine, della magistratura lombarda riguardo alle subfiliere che spesso noi non riusciamo a controllare. Ora, in questo ambito, noi
rileviamo come sia proprio interesse delle aziende del comparto, dei grandi brand, ma anche dei piccoli artigiani, introdurre procedimenti e misure volte a garantire un maggiore controllo e tracciabilità delle attività di produzione dei loro beni, anche per aumentare anche l'apprezzamento degli stessi a livello globale e garantire l'integrità della dinamica concorrenziale. In questo senso noi proponiamo la sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa con le istituzioni, volto a definire gli standard minimi di gestione e monitoraggio della filiera produttiva del proprio settore. Questo protocollo che proponiamo, oltre a favorire la tracciabilità di subfiliere non sempre trasparenti, ha l'utilità di delineare gli standard comuni da applicare. Consente di monitorare e far rispettare nelle diverse fasi di produzione quel processo di collaborazione produttiva con la filiera tra produttori e subproduttori, in particolare nella fase di onboarding dei fornitori appaltatori, due, nella fase di verifica e monitoraggio periodico dei fornitori appaltatori, nonché dei relativi subfornitori e subappaltatori. Tre, nelle azioni e attività da intraprendere ove venissero accertate violazioni da parte dei predetti soggetti. Questo documento dovrebbe definire un sistema di certificazione applicabile dalle singole imprese della filiera e della subfiliera, idoneo ad attestare legalmente la conformità dei comportamenti alla disciplina nazionale e comunitaria tramite l'intervento di enti ed organismi certificatori accreditati. Un vero bollino blu, diciamo, o una sorta di ISO 9000 applicato appunto alle condizioni di lavoro, che secondo noi darebbe un forte impulso anche a tutta la manifattura italiana, anche a quella delle piccole, soprattutto piccole e medie imprese, degli artigiani. Grazie. Se avete delle domande, sono a vostra disposizione. Grazie Presidente Capasa, vediamo se tra i colleghi ci sono domande, sembra di no. Io, visto che si è, Presidente, visto che è sceso nei dettagli di tante puntualizzazioni utili per il nostro lavoro parlamentare, quindi le chiederei magari di fornirci un testo scritto, quindi un documento, magari inviato via mail, chiaramente, su cui anche gli altri colleghi oggi non presenti possano quindi lavorare. Perfetto, sicuramente lo faremo al termine della riunione, oggi stesso le inviamo il documento. Benissimo, grazie. Allora possiamo Grazie salutarci e buon lavoro. a voi. Altrettanto. Grazie. Eccoci per la prossima audizione, sempre per l'affare assegnato numero 478 artigianato di alta gamma. Vedo collegato Michele Matteoli, il presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Io lascerei subito la parola, sono la vicepresidente Gisela Naturale e oggi quindi sono io ad ascoltare direttamente quanto vorrà dire la nostra commissione. Grazie. Prego, a lei la parola, Presidente. Buonasera a tutti, grazie per averci invitato e per partecipare a questa commissione. Sono Michele Matteoli, sono il presidente del Consorzio Conciatori di Ponte Egola, è una realtà di un importante distretto toscano dove c'è la prevalenza delle concerie, concerie che producono pellame di altissima qualità. I clienti principali sono tutte le migliori firme del mondo, tutti i brand più importanti che producono calzature e borsetteria. Il nostro distretto conta circa 600 aziende, a cui sono collegate anche tutte le altre realtà che diciamo, aiutano le concerie nel loro distretto, nel loro percorso di assistenza, sia di prodotti chimici, sia di logistica, tutto quanto è necessario. Un polo produttivo di circa 8.000 addetti e un fatturato annuo di circa 2 miliardi. In questo momento stiamo attraversando un momento difficile, un momento di crisi addirittura peggiore di quello che abbiamo passato durante il Covid, proprio perché la situazione geopolitica mondiale sta veramente compromettendo la nostra realtà,
industriale, visto che le stesse grandi case di moda hanno rallentato notevolmente le loro produzioni. Da parte nostra, vorremmo suggerire alla Commissione le nostre richieste come comparto produttivo, indipendentemente da ciò, questo momento congiunturale che stiamo passando, e quindi ci siamo già mossi con le nostre associazioni anche nazionali per avere incontri con i vari ministeri affinché si possa ampliare la cassa integrazione, quindi le deroghe previste, nonché anche sostegno per quanto riguarda finanziamenti che ci sono stati concessi e quindi la possibilità di procedere a moratorie. Però, se dovessi dare priorità al nostro comparto, mi piacerebbe che fosse implementato a livello europeo la normativa che tutela il nostro prodotto. Oggi parlare di pelle e cuoio spesso ci si confonde con ormai una parola spesso abusata di pelle vegana oppure pelle ecologica, che non sono altro che prodotti costruiti con la plastica. Quindi c'è già una norma nazionale che è stata portata avanti dalla nostra associazione nazionale, che è riuscita a tutelare. Oggi non si può più dire pelle ecologica se il prodotto non viene dall'animale, dal bovino. Considerate che le nostre produzioni sono produzioni che vengono da animali macellati per l'alimentazione umana, quindi si produce una pelle per la bozzetteria o per la calzatura, e come prodotto abbiamo la pelle dell'animale che è stato destinato al consumo umano, alla carne, sia che sia bovino, vino o altro. E quindi questo è importante, perché il vero prodotto sostenibile non è certo una pelle vegana, è la pelle che tutti conosciamo con il simbolo ormai contraddistinto anche della pelle piccolina che vediamo a volte sotto le scarpe. Quindi vorrei portare l'attenzione affinché ci sia un sostegno anche da parte della Commissione per poter portare questa battaglia nella comunità europea, perché oggi la normativa rimane interdetta solo all'Italia. Quindi in Italia è vietato dire un prodotto fatto con pelle vegana e quindi con materie plastiche. Ma un po' come è successo con il latte, no? Se vi ricordate, latte di soia, oggi non si può più scrivere, è di prodotto a base di latte, e lì dovrebbe essere tutelato il nostro prodotto. Poi ci sono altri temi molto più importanti, però credo che qui magari ci sarà anche modo di approfondire, certo, in 10 minuti, come c'è stata la possibilità ora. Quindi, se poi ci sono domande, sono a disposizione. Grazie. Grazie Presidente Matteoli, molto interessante questo punto di vista che adesso il senatore Franceschelli vuol dare un contributo, quindi a lui la parola. Prego, collega. Sì, grazie Presidente. Prendiamo atto di quello che lei ha detto, anche del momento di difficoltà del settore, un settore che anche per la Toscana è un settore identitario per alcune zone della nostra regione, anche collegato alle industrie della moda del territorio e non. Senti, io le volevo domandare questo. Durante le altre audizioni sono emersi come delle istanze, le istanze anche di dare una definizione di indicazione geografica al prodotto nella fattispecie si parlava di ceramiche, ma per capire se questo può valere anche per il settore della pelle, perché comunque nei modelli di produzione ci sono anche delle caratteristiche che ci distinguono anche rispetto al mercato internazionale, anche in termini di sostenibilità, nel rispetto del valore della manodopera, dell'ambiente in quanto altro. E l'ultima cosa è il rapporto con la manodopera, cioè se si ritiene che la valorizzazione di istituti professionali dedicati a questo tipo di lavorazioni possa essere un valore, e se possiamo introdurre qualche cosa, perché come vale per l'agricoltura può valere per l'artigianato, cioè questi prodotti che nascono dalle mani dell'uomo richiedono una particolare professionalità, per cui se voi valutate che ci debba essere un'attenzione anche al settore della formazione professionale. Grazie.
Grazie, Sì, grazie non per vedo le altre domande. domande, quindi sì, può rispondere immediatamente, altrimenti avremmo fatto una sintesi fra tutte le domande, quindi prego a lei, Presidente. Grazie mille. Per quanto riguarda diciamo, l'indicazione geografica, sicuramente, come qualsiasi altro prodotto, poter valorizzare il nostro Made in Italy diventa veramente importante. Se vi ricordate, già negli anni 70, negli Stati Uniti, una scarpa prodotta dove c'era scritto sulla suola Made in Italy era assai molto più apprezzata di qualsiasi altro prodotto. Quindi sicuramente è necessaria. Ora, nello specifico, essendo i tre i poli conciari italiani, è proprio importante specificare, hanno ruoli diversi, hanno anche tipologie di prodotti diversi, però per esempio la Toscana, che è la produttrice quasi al 98%, io posso parlare anche a livello quasi europeo, ma sicuramente a livello italiano al 98%, poi a grandissima maggioranza anche a livello europeo, già esiste un consorzio che tutela il cuoio e si chiama proprio Cuoio di Toscana, proprio per fare un prodotto che ha delle caratteristiche con un disciplinare ben definito e che definisce la zona. Quindi sicuramente è importante l'identificazione geografica, Made in Italy e poi magari anche l'area produttiva come la Toscana. Per quanto riguarda la formazione nella nostra zona, già collaboriamo con gli istituti tecnici locali, abbiamo proprio una nostra conceria sperimentale dove i nostri giovani dopo il diploma e anche durante il diploma si specializzano. Però sicuramente abbiamo bisogno di sostegno, di finanziamenti, di poter inserire il nostro percorso ancora di più sulla formazione, perché sicuramente il futuro proprio è la specializzazione dei nostri addetti e quindi andare su questo percorso è diventato veramente necessario. Grazie. Bene, grazie. E non, anche a lei chiedo di voler dare alla Commissione un testo, un contributo scritto, anche per gli altri colleghi non presenti oggi, e quindi potrebbe in questo modo lasciare agli atti il tutto anche per le prossime fasi emendative. Quindi non mi resta che salutarla e ringraziarla. Grazie mille, farò senz'altro questo documento e ve lo farò pervenire. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro. Grazie, buonasera. Vedo collegato il prossimo audito che è Edoardo Carloni, responsabile della comunicazione per la Fondazione Alta Gamma. Io sono la vicepresidente Gisella Naturale e lascio a lei la parola. Grazie. Buongiorno Presidente, grazie. Grazie a lei e a tutti i componenti della Commissione, ai quali porto innanzitutto i saluti e i ringraziamenti della direttrice Stefania Lazzaroni e del Presidente Matteo Lunelli. Non possono oggi intervenire in prima persona, ma hanno tenuto molto che fosse un po' riportata la testimonianza dell'attenzione di Alta Gamma nei confronti del tema dell'artigianato, dell'artigianato di Alta Gamma, perché interessa evidentemente la grande maggioranza dei brand soci di questa fondazione. Alta Gamma rappresenta 118 brand di quella che chiamiamo l'alta industria culturale creativa. Operano questi brand nei comparti della moda, della gioielleria, del design, dell'alimentare, dell'ospitalità, dei motori, della nautica. E è una industria, che vale in Italia circa 150 miliardi di euro e che fornisce un contributo al PIL dell'8%, con una significativa quota di export superiore al 50% e un impatto occupazionale di quasi 2 milioni di persone tra diretti e indiretti. A questi, diciamo, contributi tangibili ci sono poi dei contributi intangibili che riteniamo altrettanto importanti perché evidentemente i nostri brand sono per la loro notorietà ambasciatori di quelli che possiamo un po' definire i migliori attributi dell'Italia e che quindi costituiscono in qualche modo un elemento fondante del nostro soft power. Esistono tra le finalità, diciamo, prioritarie della nostra fondazione, qui arriviamo al tema dell'audizione di oggi, quello della tutela e della valorizzazione della manifattura, che ha ancora nella tradizione artigianale uno dei suoi elementi importanti.
E come sapete, il lusso italiano si distingue un po' dai competitor internazionali per avere al suo centro il prodotto, che significa fondamentalmente la capacità materiale ed immateriale, le competenze creative e manifatturiere che permettono di creare dei beni di qualità assoluta. E sono capacità e competenze che hanno diciamo una tradizione e delle radici molto lontane. Ancora oggi vivono queste competenze, si aggiornano nei numerosi distretti disseminati su tutto il territorio italiano, di cui gli altri auditi hanno dato ampia testimonianza. Ora, da diversi anni le aziende di alta gamma affrontano un tema cruciale, adesso al di là delle congiunture macroeconomiche che interessano il nostro paese, ma in realtà poi tutto il mercato dell'alto di gamma, a cui ha accennato anche il presidente Capasa, esiste un tema cruciale per la loro competitività, che è in realtà quello della reperibilità di questi talenti manifatturieri e quindi anche dei talenti artigianali. Se esiste uno studio che Altagamma periodicamente affina insieme a Unioncamere, che parla di un fabbisogno all'interno dell'industria di alta gamma di profili tecnici e professionali da qui al 2026, che è stimato in circa 346.000 unità. È un dato in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti e, se vogliamo, anche un po' in paradossale contrasto con quelli che sono i dati sulla disoccupazione giovanile in Italia, cresce quindi il fabbisogno di figure professionali manifatturiere e dall'altra parte però rileviamo che oggi circa solo il 50% di questo fabbisogno riesce ad essere soddisfatto. Abbiamo dei dati, come dire, di dettaglio per i diversi settori dell'automotive: sono 108.000 nell'automotive, sono 94.000 nella moda, 62.000 nell'alimentare, 46.000 nel design, 36.000 nell'ospitalità, ed è una carenza, diciamo, di stimata di profili professionali che è dovuta a quella che noi ritroviamo almeno due ordini, macro ordini di problemi. Cioè, da una parte c'è la difficoltà evidentemente di allineare i programmi delle scuole tecniche professionali alle esigenze delle imprese. Sono esigenze che cambiano, evidentemente, con la velocità che è dettata dalla trasformazione tecnologica, ma anche dall'evoluzione dei modelli di business, dai cambiamenti delle attitudini di consumo, dal costume, e quindi dai prodotti stessi che vengono richiesti dai consumatori internazionali. E poi, dall'altra parte, c'è anche però un problema di bassa attrattività di questi mestieri manuali, che evidentemente incide sulla vocazione nei giovani a intraprendere i percorsi di formazione relativi. Nel 2021 Altagamma ha lanciato un progetto che si chiama Adotta una scuola, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, che ha esattamente l'obiettivo di entrare nel merito di questo problema. Oggi già 33 delle nostre imprese hanno intrapreso dei percorsi formativi specifici con 38 scuole secondarie, sono per lo più istituti tecnici professionali, integrando i programmi didattici per creare i profili di cui hanno effettivamente bisogno. Ci sono state 38 scuole adottate in 11 regioni italiane e nei 3 anni abbiamo avuto un totale di 120 classi attivate e oltre 2.500 studenti. Naturalmente questo si aggiunge, diciamo così, a quello che già le stesse imprese fanno. Le accademie aziendali hanno una enorme rilevanza nel settore. Il 40% delle imprese, Altagamma, ad esempio, ha creato una accademia aziendale e ci investe ogni anno con dei professionisti formatori, assumendo molti giovani, e molte imprese collaborano comunque continuativamente con le scuole del territorio. Quindi sono, diciamo, degli agenti molto attivi dal punto di vista sociale sui territori. L'altro lato del problema è evidentemente quello della vocazione dei giovani verso questi mestieri, ed è un problema che richiede un approccio evidentemente più ampio, perché investe in qualche modo la percezione attuale di queste professioni, la loro attrattività, la loro dignità, se vogliamo, le aspettative di carriera che offre. È un tema con delle forti implicazioni culturali, e questo perché evidentemente la nostra pur nobile tradizione umanistica ha lasciato sedimentare un po' nei decenni una pregiudizio non giustificato nei confronti del mestiere del lavoro manuale, no? Anche quello molto specializzato. Sappiamo che intervenire su questa percezione diffusa non è un processo rapido, ma riteniamo però che la fama e l'attrattività che hanno i brand del lusso presso i giovani siano in realtà un capitale importante da spendere, soprattutto in termini di comunicazione.
Alta Gamma lo ha fatto con il progetto Tutta una scuola, anche grazie ad una campagna pubblicitaria sui principali quotidiani nazionali. Lo ha fatto anche in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, no? La prima dello scorso 15 aprile, quando ha inaugurato a Palazzo Piacentini, nella sede del Mimit, una mostra proprio sulla manifattura di Alta Gamma. Quindi, per concludere, riteniamo che una campagna di comunicazione nazionale, multicanale, rivolta ai giovani e alle famiglie, supportata dal governo e a favore dei mestieri dell'eccellenza, in cui rientrano anche mestieri artigianali e di altra artigianalità, siano uno strumento fondamentale proprio per diffondere una nuova consapevolezza e per restituire un po' a questo patrimonio di competenze uniche che solo noi abbiamo, il lustro che gli spetta. Per questo e per altri progetti che condividono lo stesso fine, Alta Gamma è naturalmente già in contatto con diversi ministeri e con il governo ed è naturalmente a disposizione insieme ai suoi associati anche di questa commissione. Io vi ringrazio. Grazie a Edoardo Carloni. Io vorrei che magari potesse lasciare alla Commissione anche un testo scritto, così insomma resta agli atti meglio puntualizzato tutto quanto ha chiesto. Nei colleghi non vedo domande, quindi attendiamo questo contributo e la ringrazio per quanto ha detto oggi. È molto Grazie a voi. utile per la nostra prossima fase emendativa. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci.